i soggetti aggregatori territoriali del digitale. Che cosa sono e che cosa servono? Sono dei soggetti che devono aiutare a livello di territorio lombardo tutte le pubbliche amministrazioni nel raggiungere gli obiettivi sfidanti dell'agenda digitale. Troppo spesso i nostri comuni vengono lasciati da soli e purtroppo i cittadini pagano i ritardi di burocrazia su tutto quello che riguarda la nuova frontiera del digitale. È per questo motivo che abbiamo presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale che ha avuto un voto favorevole, ma non ci siamo fermati qui. Dobbiamo star vicino alle pubbliche amministrazioni, dobbiamo dotare tutti i territori di banda ultralarga, dobbiamo velocizzare il progetto di fibra ottica, dobbiamo inoltre aiutare i comuni a migrare le loro piattaforme e finalmente avere una pubblica amministrazione a misura del cittadino. Ho depositato una proposta di legge per istituzionalizzare i sistemi aggregatori del digitale, per aiutare le nostre province, i nostri territori nell'avere un unico referente con il quale interfacciarsi e portare avanti i vari progetti di informatizzazione e di digitale. Questo progetto, questa proposta di legge, spero che venga calendarizzato il prima possibile ed è una proposta di legge che prende spunto e ispirazione dall'Agenda Digitale Veneto, dove questi soggetti sono già presenti da molti anni e hanno aiutato molto le pubbliche amministrazioni e ci auguriamo che possa essere così anche in Regione Lombardia.